Ok, ci siamo. Parla bene, mi raccomando. Vai. Sì, sì, dai, regista. Hai fatto rec. Sì, sì, vai. Benvenuti alla Stardust House. So che tutti sognate di venire qui in questa casa, ma questa casa è una merda. No, ma non erano questi piani. No, non è. 3, 2, 1. Good morning! Adesso devo lanciarvi un hashtag come in ogni vlog, ovviamente. Vediamo se vi ricordate cos'è. Non ve lo ricordate? Vieni la cavalla! Vai cavalla! Vai! Ma che cavalla! Gaia. Yes. Saluta il vlog. Ciao ragazzi. La prossima volta però devi fare il lip sync. Cos'è il lip sync? Quello che bella, ci so. Mura, ammettilo che ci stai provando. Ok, per forza. Per forza, che fai? Ci provi. È su. Erpaciotti! Da quanto tempo è che non lo vedete nei miei vlog? Quindi oggi ho deciso che lui mi aiuterà a fare uno scherzo. Tu non lo sai ancora, ma vieni con me. Vieni. Andiamo. Allora bro, dobbiamo fare uno scherzo a Max. Semplicissimo. Sì, perché Max, come saprete tutti, ormai Max si incazza un botto quando gli facciamo gli scherzi. Quindi dobbiamo fare una cosa semplicissima però. Bro, sai lui quando si incazza tantissimo? Quando? Quando gli tocchi la tua roba. Un botto. Infatti c'ha il lucchetto sulla sua camera, oltre che la serratura. Gli rubiamo qualcosa. Vai in camera, gli rubi qualcosa e scappiamo. Va bene. Vai, a posto. Bro, te sai dove sono le chiavi di Max? Allora, Max c'ha il suo paio di chiavi, però ne ha un altro di riserva che tiene in caso di emergenza, mi ha detto dov'è. Quindi... Vai, allora perfetto, meglio di così. Come però. Ecco! Andiamo. Allora, raga, Max è lì che sta parlando. Quindi, sciallissima. Andiamo, vai, bro, vai. Che lucchetto che ha Max? Spettacolare. Mentre tu prendi qualcosa, io vado a chiamare Max e gli dico che hai rubato qualcosa. Max, c'è un problema. Mi sa che Pace ha rubato qualcosa alla stanza. Vieni. Io non so cosa abbia preso, però l'ho visto entrare e scappare fuori. Come fa a essere in camera da me? Non lo so, ha trovato le chiavi da qualche parte. Io l'ho visto entrare e poi è scappato fuori. Esci in camera. Ecco. Perfetto, guardami. C'è qualcosa in mano. Non abbiamo più bisogno delle pulizie. Fai il dito. Com'è bro? Ho distrutto. Ho pulito per terra. Oggi a casa sono venuti a trovarci Ale e Pier. Per chi non li conoscesse, sono due ragazzi che fanno indovinelli su TikTok. Raggiungono sempre un sacco di visualizzazioni e un sacco di mi piace ai loro video. E quindi quest'oggi ho deciso di voler provare anch'io a fare questa sfida. Raga, vi prego, voglio fare un indovinello con voi. Fatemi un indovinello. Sì. Te lo faccio, ma con l'elettrostimolatore. No. Ok. Devi spiegarla. Oh, ma che sei matto! Allora, siamo a livello 5. Da livello 5 adesso saliamo. Oh, no, basta. Basta. Ok. Quindi adesso ti andrò a fare un indovinello. Nel momento in cui tu risponderai sbagliato, io farò partire e praticamente. Io non voglio più fare questo video. Qual era la montagna più alta prima che venisse scoperto l'Everest? Ma che ne so io? K2, no? Sai che le montagne fanno su di più! Ok, non è quella. Ok, quindi qual è il monte? Il monte bianco, no. Non è quello! No. Ma che è? Ma basta! Cos'è che Spider-Man? Le montagne fanno su, vanno giù, ma poi fanno su, vanno giù. Ok. E quindi la montagna più alta prima che venisse scoperto l'Everest è... L'Everest! Esatto! Bravo! Bravo! Graia! Io siamo con te! Come si sta? Non lo so! Comunque raga, anche loro hanno un canale YouTube, quindi vi lascio il link in bio, andate a vedervi tutti i vostri video. Ale Pie. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con Giulia. Allora Albe, ora che sei bendato ti voglio fare una domanda. Cosa ne pensi di Gianluca Vacchi? Mm,
Bah, cioè, non mi piace. Preferisco quell'altra roba, non guardo quello che fa lui. Sì, è vero. Aspetta, no. Giulia, cosa ne pensi di Gianluca Vacchi? Io lo adoro tantissimo, spacca e fra qualche anno mi dovrei essere riso con lo yacht con lui. Ah! No, non è vero. Proprio così? Sei invitato ufficialmente. Clamoroso! Mura, cosa ne pensi di Gianluca Vacchi? Beh, sinceramente muovo meglio il bacino io. Ah! Ah, ok, non è solo però. Ognuno freestyle, ognuno lo muove come vuole. Ok, okay. La sfida per Mura. 2, 3, vai. Raga, con questo il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate qua sotto un bel like. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Seguitemi su Instagram, r.gennaro. Noi ci vediamo al prossimo video. Muah.